Nella vicenda Lehman Brothers stiamo intervenendo a favore dei nostri clienti, a tutela e difesa dei loro risparmi. 10 anni fa Ennio Doris annunciava che Mediolanum sarebbe stata concretamente vicina ai clienti nella crisi Lehman Brothers. Oggi continuiamo ad esservi vicini per dare più soluzioni per i vostri risparmi, gli investimenti, per scegliere il mutuo e per proteggere voi e la vostra famiglia. 10 anni fa come oggi, consulenti da sempre. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati e anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Un altro passo UE verso la procedura. Regling, l'Italia non è rischiosa. Microsoft supera Apple in borsa. Fideuram longo per il Private Svizzero. Private Banking Awards, ecco i premiati. Blue Rating Awards, i migliori consulenti. Avanti con la procedura contro l'Italia, ma con giudizio. I tecnici del Tesoro degli Stati membri dell'Unione Europea sosterranno la richiesta della Commissione UE di far partire l'iter di infrazione per aver violato la regola del debito. Secondo la bozza di documento che andrà sul tavolo del Comitato Economico Finanziario, la procedura è considerata giustificata. L'organismo è del parere che il parametro del debito, così come emerge dal rapporto diffuso dall'esecutivo comunitario lo scorso 21 novembre, sia stato violato. Il testo può comunque ancora subire modifiche, sebbene sulle conclusioni ci sia ancora poco spazio di manovra. L'avvio formale potrebbe infine slittare a febbraio. L'Italia non rischia di perdere l'accesso al mercato dei capitali. In questa fase ha problemi, ma non sono confrontabili con quelli che aveva Atene. Lo dice Klaus Regling, direttore generale dell'ESM, European Stability Mechanism, il fondo salva stati. Fra i punti di forza del nostro paese, Regling ha citato i fondamentali dell'economia molto più forti di quelli greci, l'avanzo delle partite correnti e il fatto che il debito pubblico sia finanziato soprattutto dagli investitori nazionali. Fra i punti deboli ha messo invece in evidenza il basso tasso di crescita del PIL, i problemi legati al gap di produttività rispetto ad altri paesi europei e quello di avere target fiscali non in linea con le regole stabilite dall'Unione Europea. L'ottimo stato di forma di Microsoft ha trovato l'ennesima conferma nel testa a testa con Apple sulla capitalizzazione a Wall Street. Il colosso di Redmond, che sotto la guida di Satya Nadella è tornato ai fasti del passato, ha infatti inanellato ottimi risultati trimestre dopo trimestre e ha anche subito molto meno di altri giganti high-tech la recente correzione. Microsoft si è portata una capitalizzazione di 827 miliardi di dollari, oltre gli 822 miliardi di Apple, per il momento lontana dal record di $1 trilione toccato ad agosto. Un risultato che sottolinea la validità della strategia di Satya Nadella, centrata su cloud e declinata in una serie di servizi e prodotti in grado di supportare al meglio la produttività dei clienti della società, dai professionisti alle grandi società, senza dimenticare studenti e consumatori. Importante nomina in Fideuram Intesa San Paolo Private Banking. La Private Bank di Intesa San Paolo, presieduta da Paolo Grandi e guidata da Paolo Molesini. Dal prossimo 1 dicembre, infatti, Marco Longo diventa responsabile di tutto l'hub estero che dalla Svizzera guida le attività di banca fuori dall'Italia, eccetto in Cina. Longo è entrato nella banca guidata oggi da Carlo Messina nel 1995 e 2 anni dopo è passato al settore della finanza strutturata. Nel 2004 è diventato Global Relationship Manager, ha avuto un'esperienza lavorativa in Russia e nell'aprile 2001 è stato promosso a responsabile della Corporate Solution di Banca IMI. Il suo ultimo incarico è stato quello di responsabile dell'hub londinese di Intesa San Paolo. Grande successo per i Private Banking Awards organizzati da Blue Financial Communication nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana. Ben 23 riconoscimenti assegnati ai professionisti e alle società che maggiormente si sono distinti nell'ultimo anno. Deutsche Bank e Banca Generali hanno vinto rispettivamente primo di miglior banca internazionale e miglior banca italiana. A Maurizio Zaccanaro invece, a di Banca Cesar Ponti, la corona di miglior CEO. L'evento organizzato a Piazza degli Affari, tagliato Forbes Life, a distanza di un anno esatto da quello che aveva celebrato lo sbarco in Italia del prestigioso mensile USA, è solo l'ultimo di una lunga serie di eventi come quelli di Venezia, Roma, Rimini, Firenze e Monte Carlo.
Blue Financial Communication ha conferito i 24 premi insieme a 4 riconoscimenti speciali dei Blue Rating Awards, il prestigioso award giunto quest'anno alla sua seconda edizione. I premi speciali dedicati ai top manager del settore sono andati ad Alessandro Foti, a D&DG di FinecoBank, award speciale categoria carriera, banca Widiba categoria innovazione MiFID 2 con la D Andrea Cardamone che ha ritirato il premio, Azimut categoria brand consegnata a Paolo Martini, a D&D Azimut Capital Management e infine Silvio Ruggio, Head of Advisory Clients di Deutsche Bank Financial Advisor, categoria giovane manager. Infine la redazione di Blue Rating ha assegnato il massimo riconoscimento a 3 consulenti ex aequo per ciascuna delle 8 categorie in gara, 3 in più rispetto allo scorso anno con l'aggiunta di Team, Education e Customer Relationship. Consiglio del giorno proposto da finanzaoperativa.com e Mertech Nimon. Buy per ACOS con target 5,20 euro, apertura a 3,29 euro in mattinata. Il management prevede un EBITDA pari a 50 milioni di euro al 2023 per NextChem, la nuova business unit dedicata alle tecnologie per accompagnare la transizione energetica. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria di fondi comuni aperti retail disponibili in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile in NAV, a guidare la classifica, un prodotto di Investec, mentre ultima posizione per BlackRock. Qui da Blue Rating News è tutto, come sempre un augurio di buon investimento a tutti quanti voi. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com